La bandiera della Finlandia si aggiunge alle altre 30 che circondano il vessillo della NATO nel quartier generale dell'Organizzazione Internazionale a Bruxelles. Il paese scandinavo diventa ufficialmente il 31esimo membro dell'alleanza militare, dopo aver superato il processo di adesione più rapido nella storia dell'organizzazione. It will be a good day for Finland security, for Nordic security and for NATO as a whole. Sweden will also be safer as a result. Il battesimo avviene all'indomani dell'esito delle elezioni legislative finlandesi, che non hanno assecondato l'ambizione della premier uscente socialista Sanna Marin di conquistare un secondo mandato alla guida del governo. E anche se il paese si sposta più a destra, il sostegno alla NATO non è destinato a cambiare. I grandi assenti alla cerimonia saranno i rappresentanti del governo svedese. Stoccolma aveva presentato la sua candidatura alla NATO a marzo 2022 insieme ad Helsinki, ma Turchia e Ungheria non hanno, per ragioni diverse, ancora ratificato il trattato di adesione. Quel che è certo è che l'alleanza considera l'appartenenza della Finlandia una risorsa. Il paese condivide un confine di oltre 1300 chilometri con la Russia e, a differenza della maggior parte dei membri dell'alleanza, non ha proceduto a tagliare i fondi destinati alla difesa dopo la guerra fredda.